Benvenuti alla nona puntata di Mondo Futsal, l'appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di calcio a 5. Vi ricordo che potete seguirci su mondofutsal.net oppure sul canale YouTube, youtube.com/mondofutsaltv. E stiamo per entrare nel vivo di questo ennesimo appuntamento con il calcio a 5, le fasi salienti di questa giornata dei vari campionati di calcio, subito dopo la nostra sigla. Andiamo a vedere cosa è accaduto in questa giornata di calcio a 5, iniziando dal massimo campionato, il campionato di Serie A, dove purtroppo sfuma il sogno Final 8 per la squadra nero-azzurra di mister Basile. Al cospetto del Real Rieti si sono frantumate le speranze dei pontini. Ha inciso come sempre la grande classe di Ciumanguigno, autentico mattatore del match con una tripletta d'autore. Il Latina comunque è uscito con l'onore delle armi. Dopo aver chiuso il primo tempo sul minimo svantaggio per poi cedere solo a metà della seconda frazione al raddoppio dei reatini. Il gol del team pontino porta la firma del solito generosissimo Battistoni. Ma andiamo a vedere i risultati di questa giornata di campionato. SS Lazio Acqua e Sapone 2-1, Alter Ego Luparense Asti 4-4, Napoli Caos 2-7, Pescara Fabrizio Corigliano 5-0, Real Rieti, Rapido Latina 4-1, riposava Futsal Città di Sestu. La classifica vede in testa la Lazio con 20 punti, la SS Lazio, Pescara, Alter Ego Luparense e Asti 18 punti, Real Rieti 16, Caos e Fabrizio Corigliano 13 punti, Acqua e Sapone 12, Futsal Città di Sesto 11, Rapido Latina 9, Napoli 3 punti. Ed ora andiamo a vedere la prossima giornata, ricordando che si osserverà la pausa natalizia, quindi le squadre e la Rapido Latina torneranno in campo il prossimo 10 di gennaio. Questo è il quadro degli incontri: Futsal Città di Sesto, Acqua e Sapone, SS Lazio Asti, Real Rieti Fabrizio Corigliano, Pescara Caos, Alter Ego Luparense, Rapido Latina. Riposerà Napoli. E andiamo a vedere ora cosa è successo nel campionato di Serie B. Ritorno alla vittoria per la Virtus Fondi sul parquet di casa del Palasport di Fondi. I ragazzi del presidente Ginepro hanno avuto la meglio su Perugia Calcio a 5, acquisendo 3 punti fondamentali per il proseguo della stagione. Il primo tempo è terminato 2-1 per i padroni di casa, il punteggio finale è stato 4-2 per i rossoblù grazie alle marcature di Thiogo Wagner, doppietta per lui, Lauretti e Di Martino. Nel prossimo turno la squadra fondana affronterà fuori casa la prima della classe, ovvero l'Olympus Olgiata, sin qui autentica mattatrice della stagione. Ed ora con l'aiuto della nostra grafica andiamo a vedere i risultati di questa giornata di Serie B. Ardenza Ciampino Foligno Calcio a 5 6-3, Civitanova Atlante Grosseto 6-11, Futsal Aprutino Prato Rinaldo 1-1, Maran Nurzia Calcio a 5 San Giorgese 10-2, Porto San Giorgio Olympus 1-6, Virtus Fondi Perugia 4-2. Andiamo a vedere anche la classifica del campionato di Serie B. Olympus in testa a quota 26, seguono Ardenza Ciampino e Maran Nurzia Calcio a 5 con 20 punti, Futsal Aprutino 18, Prato Rinaldo 17, Atlante Grosseto 15, Porto San Giorgio 13, Virtus Fondi 12, Perugia 10, Foligno Calcio a 5 8, Civitanova 3, chiude la San Giorgese con 0 punti.
Ed ora andiamo a rivivere le emozioni della vittoria della Virtus Fondi contro il Perugia nel servizio a cura di Luca Napolitano e Oscar Macaro. Bene, ora sempre con l'aiuto della nostra grafica andiamo a dare un'occhiata anche al prossimo turno del campionato di Serie B. Atalante Grosseto Porto San Giorgio, Foligno Calcio a 5 Civitanova, Olympus Virtus Fondi, Perugia Futsal Aprutino, Prato Rinaldo Maran Nurzia Calcio a 5 e San Giorgese Ardenza Ciampino.
E veniamo adesso al campionato di Serie C1. Sconfitta per il Minturno, 3-2 ad Albano. Di Alves e Acosta, le marcature dei minturnesi. Stesso destino per la Eagles Aprilia, battuta sul campo della Mirafin per 4-2, nonostante il vantaggio iniziale ad opera di Frioli. I ragazzi di mister Iannacone hanno però ceduto grazie a una superlativa prova di Lorenzoni, trascinatore dei Pomentini, autore di una doppietta. L'altra marcatura apriliana porta la firma di Pintilie. Ed ora, grazie al sostegno della nostra grafica, andiamo a dare un'occhiata ai risultati di questa giornata. Albano Minturno 3-2, Capitolina Marconi Active Network 4-2, Città di Paliano Real Castelfontana 6-5, Civitavecchia TCP 5-4, Lazio Calcetto Atletico Civitavecchia 2-3, Lido di Ostia Anni Nuovi Ciampino 7-3, Mirafin Eagles Calcio a 5 Aprilia 4-2, Nuovo Atletico Ferentino Virtus Palombara 2-2. Per una classifica che vede in testa la Capitolina Marconi con 37 punti, Virtus Palombara 33, Lido di Ostia 30, Active Network 25, Albano 22, Atletico Civitavecchia, Città di Paliano e Mirafin 21, Anni Nuovi Ciampino 20, Nuovo Atletico Ferentino 19, Real Castelfontana 16, Civitavecchia 16, Minturno 13, Lazio Calcetto 11, Eagles Calcio a 5 Aprilia 7, TCP 6 punti. E a questo punto diamo un'occhiata anche alla prossima giornata di campionato, che vedrà di fronte Active Network Civitavecchia, Anni Nuovi Ciampino Città di Paliano, Atletico Civitavecchia Lido di Ostia, Eagles Calcio a 5 Aprilia Nuovo Atletico Ferentino, Minturno Lazio Calcetto, Real Castelfontana Mirafin, TCP Albano, Virtus Palombara Capitolina Marconi. E veniamo ora al campionato di Serie C2. Un pari vibrante nel big match di giornata, un 2-2 tra Velletri e Sport Country Club Gaeta al termine di un combattutissimo match. Stessa sorte per l'altra gara di cartello, il derby pontino tra Real Podegora e Sporting Giovani Risorse, 6-6, in una partita altamente spettacolare dove gli attacchi hanno avuto la meglio sulla fase difensiva. Primo successo per il Città di Minturno Marina, che regola tra le mura amiche la SK Pomezia per 5-1. Mentre l'altra Pomentina, il Penta, va ad impattare in casa della Maidoma Vigor Cisterna di mister Angeletti. L'altra compagine cisternese, l'FC Cisterna, va ad espugnare il difficile campo della Connect Calcio a 5, imponendosi con il risultato di 6-2. Divisione della posta invece tra Fortituto Terracina e Vis Fondi. Ed ora, con l'ausilio della grafica, andiamo a dare un'occhiata al quadro completo dei risultati di questa giornata di campionato. Città di Minturno Marina, ASK Pomezia Laurentum 5-1, Connect Calcio 5, FC Cisterna 2-6, Fortitudo Terracina, Vis Fondi 5-5, Gymnastic Studio Fondi, Atletico Anzio Lavinio è stata posticipata, Real Podgora Sporting Giovani Risorse 6-6, Velletri Sport Country Club 2-2, Vigor Cisterna Penta Pomezia 2-2. Per una classifica che vede in testa Sport Country Club con 31 punti, segue Velletri a quota 28, Gymnastic Studio Fondi 25, Atletico Anzio Lavinio 23, Real Podgora 19, Vigor Cisterna, Vis Fondi, Sporting Giovani Risorse 16, FC Cisterna 14, Penta Pomezia 12, SK Pomezia Laurentum 10, Connect Calcio 5 8, Fortitudo Terracina 6, Città di Minturno Marina chiude con 3 punti. Ma ora andiamo a rivivere le grandi emozioni del big match di giornata tra Velletri e Sporting Country Gaeta nel servizio a cura di Davide Mancini e Gianfranco Marceddu. Si comincia primo possesso per lo Sport Country Club Gaeta. Sorrentino, in finte, trova Guerra con il tacco per De Santis, ottima la transizione, va con il destro e il palo colpito da Sorrentino. Ora Velletri, Diana controlla, può andare con il sinistro, spara e c'è il vantaggio da parte del Velletri con il numero 10 Francesco Manciocchi, 1-0
per i padroni di casa. Solo un cambio in questo momento. No. Attenzione a De Santis che spara con il destro, altro palo. Cedroni e Leoni. Anzi, Diana. Diana con il destro. E c'è 2-0 da parte di Diana che trova il raddoppio per il Velletri. Sorrentino. Pallone per Guerra. La traversa. Sorrentino. Passaggio per Fantasia, colpo di tacco, gran gol da parte di Fantasia. Davvero una perla del numero 8. De Santis. Ancora Guerra, prova ad andarsene. Guerra con il sinistro, c'è il pareggio da parte del Country. Abbiamo il fischietto in bocca, pronto a fischiare la fine. E così è, finisce 2-2 la sfida tra Velletri e Sporting Country Club Gaeta. Ed ora veniamo al pirotecnico 6-6 tra il Real Podegora e Sporting Giovani Risorse. Riviviamo tutte le emozioni di questo bellissimo match nel servizio a cura di Yuri Bacoli e Matteo Arena. Le interviste sono a cura di Daniele Porcelli. Tutto pronto qui al Marconi, si affronteranno il Podegora contro lo Sporting Giovani Risorse per questo derby montino. E qui come mister dell'Accademia Sport Domenico Galanzariti per un suo commento tecnico. Parte subito lo Sporting con Gaido. Ancora non ci sono state azioni vere e proprie, azioni da gol. Attenzione, Piovesan, e c'è il gol e la sblocca lui. La sblocca lui, Matteo Piovesan, 1-0 Podegora. Tutto bene, vediamo Bacoli, palla al piede, Bacoli si imbolla sulla faccia, salta due avversari, Bacoli mette dentro per Piovesan e c'è il 2-0. Doppietta di Piovesan su una grandissima giocata di Domenico Bacoli. Parte il fischio dell'arbitro, Gaido, e c'è il gol. E c'è il gol, accorcia le distanze, Raffaele Gaido. C'è Rango, scarico intelligentissimo per Ciuffa, Cristofoli, e c'è il grandissimo gol di Cristofoli. Parte Gaido. E c'è la deviazione di Iannella. Attenzione Gaido, ruba subito pallone sanguinoso, Iannella che forse perde il tempo su Ciarla. Abbiamo mister Paluzzi, chiama lo schema da fuori per far calciare Pardo, libero con il suo mancino e rimette le cose a posto il capitano Cristian Pardo. Vorrebbe ribaltare l'esito del rincontro proprio con questa azione. Siamo pronti a vedere, e Gaido, e c'è il gol proprio come nel primo tempo. Attenzione, ottima palla di pinna per Cristofoli, palla per Ciuffa che si libera al tiro e c'è il pareggio. Bellissima giocata del Podgora. Però intanto comunque ci sono tanti altri giocatori di qualità in campo. Attenzione, è un errore difensivo del Podgora. E intanto l'anticipo di Gaido che se ne va, bellissima azione di Gaido e la va a chiudere proprio lui. È tutto pronto, attenzione a Cristofoli. Palla dentro per Piovesan e proprio lui, l'avevamo chiamato. Attenzione Piovesan, palla per Cristofoli. Cristofoli che salta giù, che salta di razza e... Attenzione Piovesan a cercare Cristofoli che tenta la rovesciata. Signore e signori, e arriva qui il triplice cefischio. Io sottolineerei il fatto che abbiamo preso 3 gol su palle inattive, un quarto gol su un fallo sul nostro giocatore spintonato che l'arbitro ha reputato regolare, per cui già questo la dice lunga sul nostro modulo, sul nostro gioco. 4 palle inattive significa che durante il momento dell'azione insomma non ci hanno mai reso difficile la partita. Questo purtroppo è il calcio a 5, noi accettiamo anche questa partita, ma ripeto, sono contento perché abbiamo dato anche un grande spettacolo alla partita, che, a chi è venuto a vederla, perché è stata una partita altalenante. Sì, siamo partiti un po' lenti nella prima fase con pressione molto, molto lenta e coperture delle diagonali che non sono state fatte al meglio. Poi quando, dal momento in cui siamo incominciati ad entrare in partita, abbiamo alzato la pressione, siamo riusciti in qualche modo a raddrizzare la partita e a portarci sopra di 2. Poi normale, i ragazzi erano molto stanchi, Martufi mi sembra ha fatto 60 minuti, Iannella ne ha fatti 60-50, quindi normale che verso la fine della partita ci possa stare un calo di concentrazione e anche freschezza fisica.
Ed ora, sempre grazie all'aiuto della nostra grafica, andiamo a dare un'occhiata al tabellone del prossimo turno di questo campionato. SK Pomezia Laurentum, Gymnastic Studio Fondi, Atletico Anzio Lavinio, Connect Calcio a 5, FC Cisterna, Fortitudo Terracina, Sport Country Club Vigor Cisterna, Sporting Giovani Risorse Velletri, Vis Fondi Real Podgora, Penta Pomezia, Città di Minturno Marina. E veniamo ora al campionato di Serie D. Nel girone A riposava la prima della classe, ovvero United Aprilia, ed è stato posticipato a gennaio il match clou tra Fortitudo Pomezia e Latina Scalo Cimil. Vince in esterna con qualche sofferenza nella prima frazione il Città di Anzio, Corsara sul terreno dell'R11 Latina. Sorprendente vittoria della PR 2000 Aprilia sul campo della Virtus Latina Scalo, mentre un Flora, ormai realtà di questo girone, ha avuto la meglio sul campo amico dell'Lele Nettuno. Vittoria casalinga anche per il Real Latina di mister Ripanti, che ha domato 5-2 il Libo Nettuno. Divisione della posta invece tra Dilettanti Falasche e Atletico Rocca Massima di mister X Emiliano Antici. E allora, grazie all'aiuto della grafica, andiamo a dare un'occhiata al quadro completo dei risultati del campionato di Serie D Girone A. Dilettanti Falasche, Atletico Rocca Massima 5-5, Flora 92, Lele Nettuno 5-2, Fortitudo Futsal Pomezia, Latina Scalo Cimil è stata posticipata al prossimo 11 gennaio, Real Latina Libo Calcio a 5 5-2, R11 Latina Città di Anzio 3-5, Virtus Latina Scalo PR 2000 Aprilia 3-5, riposava United Aprilia. E andiamo a dare un'occhiata adesso anche alla classifica. In testa United Aprilia con 21 punti, Latina Scalo Cimil 19, Città di Anzio e Fortitudo Futsal Pomezia 18 punti, Flora 92 Real Latina 15, Lele Nettuno 10, Atletico Rocca Massima e Dilettanti Falasche 8, PR 2000 Aprilia 7, Libo Calcio a 5 5, Virtus Latina Scalo 3, R11 Latina chiude con 2 punti. Diamo un'occhiata anche al tabellone del prossimo turno nel campionato di Serie D Girone A. Atletico Rocca Massima Real Latina, Città di Anzio Dilettanti Falasche, Latina Scalo Cimil, R11 Latina, Lele Nettuno, Fortitudo Futsal Pomezia, Libo Calcio a 5, Virtus Latina Scalo, PR 2000 Aprilia, United Aprilia, Flora 92 riposerà nel prossimo turno. E passiamo adesso al girone B, dove arriva un'altra vittoria del Real Terracina che supera l'Atletico Sperlonga con il punteggio di 5-2 e prosegue il suo viaggio in testa alla graduatoria. L'Accademia Sport di mister Catanzariti espugna il campo di Formia 1905 con il risultato di 6-3. Tonfo per l'Olympus che cade in casa dello Sporting Terracina, il Città di Pontinia divide la posta con il San Giovanni Spigno, mentre vincono in esterna il Suio sul campo dei Nuovi Orizzonti e il DLF Formia contro il Real Fondi di mister Anton Giovanni. E adesso, sempre con l'ausilio della nostra grafica, andiamo a dare un'occhiata al quadro completo dei risultati del girone B del campionato di Serie D. Città di Pontinia Calcio a 5, San Giovanni Spigno 5-5, Formia 1905 Calcio, Accademia Sport 3-6, Nuovi Orizzonti Suio 3-4, Real Fondi DLF Formia Calcio 4-7, Real Terracina Calcio a 5, Atletico Sperlonga 6-2, Sporting Terracina Calcio a 5, Olympus Sporting Club 4-2. E anche in questo caso andiamo a dare un'occhiata alla classifica, che vede in testa il Real Terracina Calcio a 5 con 25 punti, Accademia Sport 19, Olympus Sporting Club 17, Suio 16 punti, Formia 1905 Calcio 13, Real Fondi Sporting Terracina Calcio a 5 12, DLF Formia Calcio e San Giovanni Spigno a 11 punti, Città di Pontinia Calcio a 5 9, Atletico Sperlonga 2, chiude Nuovi Orizzonti con un solo punto. E andiamo a dare un'occhiata a quello che sarà il prossimo turno del girone B del campionato di Serie D. Si affronteranno Accademia Sport e Nuovi Orizzonti,
Atletico Sperlonga Città di Pontigna calcio a 5, Olympus Sporting Club Reale Terracina calcio a 5, San Giovanni Spigno Formia 1905 calcio, Sporting Terracina calcio a 5, DLF Formia calcio, Suio Real Fondi. Bene, e anche per questo appuntamento abbiamo dato un'occhiata a quello che è accaduto nei vari campionati del calcio a 5. Ricordo a tutti gli appassionati che possono seguirci su mondofutsal.net o sul nostro canale YouTube, youtube.com/mondofutsaltv, per avere il quadro dei risultati, le classifiche e per vivere tutte le emozioni delle varie partite, le partite più importanti della giornata di campionato, con i nostri inviati e con le immagini e i riflessi filmati dei gol e delle azioni salienti. Bene, da Alex Zinato è veramente tutto, ringrazio Marco Dell'Orco in regia, vi do appuntamento alla prossima puntata di Mondo Futsal.